E la ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Aoni. La scorsa parte ci siamo lasciati qui. Dove è finito? Ah, okay, ero dentro l'armadio, perfetto. La scorsa parte ci siamo lasciati dentro sta stanza dell'edificio annesso e avevo scoperto, ok, che questa statua si spostava. Qui dentro, se non sbaglio, ci abbiamo trovato Takeshi. Madonna, ho preso un colpo, che cacchio. Ora, il problema è, cosa me ne faccio io di sta statua? L'ho bloccata, sei un genio. No, 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 no,
capito. Dai, ma che già dall'inizio. Allora, io voglio. Cosa faccio con sta statua? La butto giù dalle scale. Toh, ti sta bene? Ho trovato pietra blu? Ah, ok, forse dovevo tirarla giù dalle scale davvero. Non lo so, in realtà io avevo provato a buttarla giù da lì, ma in qualche modo doveva cadere. Più che altro, dove dobbiamo andare adesso? Perché. No, Babbo Natale può starsene dov'è? Devo trovare quelle. No, no, ma che palle! Che palle, ma trovati un lavoro, ma porca vacca. Sì, qua mi frega. Stavo dicendo che io mi ricordo di delle stanze in cui c'era la statuina lì, là. E che cacchio, ma ancora? Sì, vabbè, gli ho rotto davanti, cioè, mi ha tagliato la strada, arbitro, fallo. Ecco, stavo pensando, qua mi serve questa cosa, questa statuina qui. E in più c'era quella con i capelli rossi, sì, capelli con l'occhio rosso, che era l'unica raccoglibile. Io ce l'ho? Ah, ce l'ho già. Ok, e adesso la domanda è che cosa. Sicuramente ci. Che cacchio però, ma porca vacca. Cos'è che sto dicendo? Che. Guarda, mi fanno prendere. La porta è chiusa. Ah, ma che cavolo. Non c'ho niente per aprirla. Cioè, di sicuro quella bambola la devo buttare da qualche parte. Dove la butto? Una bambola? Boh. E Babbo Natale, cacchio, mi ero scordato. Scusa. Fammi il regalo, per favore, vai via. Oh, dribbla! Ce l'ho fatta! Ho superato Babbo Natale! Attenzione, forse adesso il camino si è liberato. Si è liberato il camino! Oh, c'è un camino! Ah, grazie! Si può accendere sto camino? Con l'accendino? Accendi il camino, ok, perfetto. Così, in caso dovesse arrivare un altro Babbo Natale, si incendia. Ok, adesso che ho acceso il camino, inserisci la pietra blu nell'occhio della bambola. Sì? Oh, ok. Una bambola con un occhio rosso e uno blu, ma fa lo stesso. La butto nel camino. Che è successo? Ho trovato l'oggetto pietra rossa e pietra blu. L'ho buttata davvero nel camino? Ok? No, è normale? Devo fare così? Cioè io adesso ho due pietre. Non mi è chiara sta cosa. C'ho una pietra rossa e una blu. Ma cosa me ne faccio? Ah, aspettate. Qui devo metterle qui? È inserita la pietra rossa nell'occhio della bambola. E adesso li metto anche la blu. No, io l'ho tolta. Ok. E infatti mi ricordavo che c'era questa qua senza l'occhio. Perfetto. Adesso ce l'ha blu e rossi. E gli è caduta la testa. Testa della bambola. E io do ragione al gioco. Che cacchio succede? Madonna santa, che cacchio di colpo. Takeshi. No, ma sei impiccato. Takeshi, lo sai che la corda devi usarla per saltare, non per farti saltare a te. Takeshi, non posso neanche parlare. Cioè, tirala su una sedia. Niente, se n'è andato Takeshi, va bene. La bambola forse posso usarla qua, vero? No. Oh, sì invece. Oh, attenzione, ecco, password. E chi se la ricorda la password? Non c'è mai stata una password, più che altro. Voi avete visto una password? Io non ho visto nessuna password. Non è che tipo le bambole, perché quella c'ha la mano alzata. No, questa no, questa nemmeno. Ok, niente. Le intuizioni, forse all'ultimo piano. Più che altro non mi ricordo. Ah, no, una cosa. Quando ero scappato da Babbo Natale, qua sopra, non avevo trovato un qualcosa qua? Cos'è che c'era qua? 290. Ah, forse è questa la password, vero? Grande, grande. Te la ricordavi, vero? Sì. 290. Chiave della cantina. La cantina è Takeshi. Quando usi le corde, almeno usale bene. Queste corde dei cinesi non sai. Non, no, non ci posso neanche parlare. Il proprio zero, non gliene sbatte niente. Oddio, no, no, è biondo, il Takeshi biondo. Ma per me non m'ha visto. Trattandosi di Takeshi potrebbe non. No, m'ha visto. Ciao Takeshi. Quando i personaggi muoiono si trasformano in oni. Ok, perfetto. Quindi adesso lui appare. Ciao Takeshi. Mi riprovo a nascondere nell'armadio. Stavolta lo faccio un po' più svelto, Sono sicuro. Takeshi è stupido. Grande. E Takeshi rimane stupido. Quindi noi praticamente adesso abbiamo sia Takeshi che Mika che girano come zombie. Ok. Allora me ne vado giù di qua. Chiave della cantina, immaginavo. Ho paura, ho paura. Cioè sento proprio il rumore di oni. Cos'è? Oh, una lampadina qualcuno? Cioè io ce l'ho anche una lampadina, ma non è che posso usarla senza niente.
Oh, vedi? Un po' di luce, grazie. Libro illustrato. Ok, sì. Praticamente c'erano due Oni, uno è da solo e ci sono tanti cubi. E un Oni bussa alla porta di quell'altro che vola. L'Oni dentro vola, anche quello fuori vola, ma fa lo stesso. E gli dice: ciao, ciao amico, c'hai dello zucchero? Ho trovato l'oggetto segnalibro. Ah, ti sei rubato il segnalibro, bravo. Cioè loro ti stanno raccontando una storia, te proprio non te ne frega niente, eh? Bravo. Oh Madonna, ma che cacchio. Hai trovato? Chiave rossa. È grande. Ho la chiave rossa. Quel robo, quegli interruttori là erano colorati. Ah, qua c'è una password. 9999. Deve essere quella. Non è che è scritta nel segnalibro? Che cacchio c'è scritto nel segnalibro? Non c'è scritto niente. Mi manca qualcosa, mi manca. Sì, si sposta le vasche. Guarda, sicuramente non c'è niente qua sotto, vero? Ma guarda, delle scale. La porta è chiusa. Ma il fatto è che non mi è chiaro che cosa me ne faccio io della cantina se non ci posso andare con niente. Anche perché mi sa che sto pezzo ormai l'ho completato. Non c'è niente che posso fare. Oh, no, 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 stavo cliccando in giro. No, no, non ho fatto niente. Non ho fatto niente, non ho fatto niente. Aprimi. Allora, se proprio Takeshi doveva prendermi, no? Non si apre, ok. Mi servono quattro chiavi. Qua, una rossa, una verde, una bianca e una blu. E che cacchio ci faccio con sto segnalibro? Che però aspetta, perché verde, cos'è che era? Verde, rossa, blu e bianca? Ma dovrebbero essere dei numeri? Aspetta, ma vedo un coso per il cacciavite, posso romperlo? Cacciavite punta stella. Cambi la punta, sì. Oh, lo sapevo! E adesso? Cosa me ne faccio io di sti buchi? Niente. Posso usare il segnalibro adesso? No. Oh, ok, e mi è apparso questo. Ho capito. Allora, uno rosso, due verdi, tre bianchi, due, quattro e sette blu. Sono un genio! Sono un genio! Attenzione! Oh! Non mi potete vedere. Sono invisibile. Sono troppo forte per voi. Oh mio Dio! Grazie. Autografi dopo, vai tranquilla, fammi finire il gioco. Sì, dopo. T'ho detto dopo! Porca vacca, che insistenza. Takuro, Hiroshi, Takuro, stai bene? Sì, non per molto, tra un po' morirò e diventerò un Oni anch'io. Sì, ma mi sono storto la caviglia, aspetterò qui per un attimo. Ah, va bene, ok. Ho trovato questo poco fa, portalo con te. Aceto. Ok, sì, facciamo un'insalatina. Va bene, Takuro ci aspetterà qua, ma per me Takuro muore. Sono sicuro al 100%, Takuro schioppa. Io cosa me ne faccio dell'aceto però? Cioè davvero, Masterchef, cos'è che faccio? Forse dovrei andare in cucina, vero? Controllo un po' tutto perché... A caso, disco, che disco ho trovato? Gigi D'Alessio? Oh mio Dio, Gigi D'Alessio era quello che aveva scritto Giugiolino nei commenti. È tutto collegato! Ora c'è la risposta! No, scherzo, no, in realtà non so niente. So solo che qui c'è sta roba, io ho una porta rossa qua, una chiave rossa, una vecchia chiave rossa. Ho un disco e c'ho dell'aceto. Devo usare l'aceto sulla porta? Immergi la chiave rossa nell'aceto. In realtà volevo usare la ruggine si è tolta dalla chiave. Ah, ok. Chiave del cancello ferrato. E aspetta. Oh, ma che cacchio! Va bene, sì. Ragazzi, io vi saluto qua. Ragazzi, io mi fermo qua perché so che andando avanti succederà qualcosa di brutto. Sicuramente tra poco morirà Takuro, è ovvio. Però siamo andati avanti abbastanza. Quindi lo vedremo morire nella prossima parte, probabilmente. Anche perché in questo ormai è già morto Takeshi. Non mi mancherai. Sì, era inutile il personaggio. In ogni caso, noi ci vediamo prossima parte su Aoni. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti. Se gli istantanei saranno ancora più buoni riscaldati. Che schifo. Allora, facciamo una cosa. Tirate fuori questo dall'acqua perché andiamo a prendere anche quello. Poi lo porteranno i rossi, penso, perché sono quelli più inutili. No, no, ma sì, ho detto inutili, ma non in quel senso. Porca vacca, esci.